Ehi, lavori fanatici, io sono Dlarz e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Ultraluna. Oggi, dopo aver fatto la prova di Ibis, ci dirigiamo di nuovo all'inizio della seconda isola. Incontriamo subito Lilia. Vai, Nepulino, usa Splash. Oddio, cosa stai facendo, Lilia? Scusami, stai insegnando a combattere Nepulino? Ho provato a fare come Dlarz. Oddio, poverino, quanto hai sofferto per colpa degli uomini. E anch'io ho sofferto come te, come se il tuo dolore fosse il mio. Ma se dovessi riuscire. No, ma se riuscissi a diventare forte come Dlarz e Au, forse potrei fare qualcosina per te. No, di solo forte come Dlarz, perché Au, insomma, perde sempre con me. Dlarz, eccoti, è da un po' che non ci si vede. E questo è il centro di ricerca interdimensionale, il professore ci sta aspettando. A proposito, come sono andate le prove? Ce ne sono tre su quest'isola, vero? Deve essere stata dura. È stato un gioco da ragazzi. Oh, vuol dire che le superate tutte? Infatti i tuoi Salandit mi sembrate diversi, più affiatati. Ma se Salandit non l'hai mai incontrato! Vieni, entriamo. L'ultima volta che abbiamo parlato con Lilia nemmeno ce l'avevamo, Salandit. Ok. Va bene, va bene. Vai, saliamo. Piano 2. Adesso mi sa che ci sarà tutto lo spiegone della moglie del professor Cucui sugli ultravarchi, eccetera. Oi là, come va, tesoruccio? Oh, eccoti. Lei è la professoressa Magnolia, direttrice del centro ricerche interdimensionali, ma soprattutto è la mia amata mogliettina. Beh, mica male, devo dire. Tu devi essere Dlarz, giusto? Lilia mi ha parlato molto di te. Da quello che ho capito, sei un allenatore capace e una persona su cui si può contare. Io e Lilia ci siamo conosciute 3 mesi fa. La trovai svenuta sulla spiaggia. Nella borsa teneva nascosto il piccolo Cosmog. Entrambi erano stremati. Non vedo Au. Come mai non è con voi? Beh, sai come è fatto Au, sempre in giro a inseguire l'ispirazione del momento. Ma ha tutte le carte in regola per diventare un grande Kahuna un giorno, vedrai. Proprio come suo nonno Ala. Davvero? Lo pensi davvero? Oh mio Dio, Au! Oh, beh, ma certo, ragazzo mio, un giorno anche tu diventerai un Kahuna. Ciao Au, è da un po' che non ci si vede. A proposito, cara, sono qui anche per chiederti un favore. Potresti spiegare a Dlarz lo strano fenomeno che si verifica ad Alola? Ma certo, nessun problema. Dunque, il mistero di Alola, anche conosciuto con il nome di fenomeno dell'ultravarco. Si tratta di un fenomeno molto raro, una sorta di squarcio o breccia che si apre nel cielo di Alola. Si ritiene che sia un varco che conduce a mondi ancora sconosciuti. Viene da chiedersi perché si ipotizza l'esistenza di altri mondi al di là del varco, e la risposta è nelle leggende di Alola. In esse si parla di Pokémon spaventosi giunti nella nostra regione attraverso l'ultravarco. C'è da dire che non abbiamo alcuna prova che le leggende dicono la verità, ma non possiamo nemmeno ignorarle. Anche nei Pokédex che abbiamo esaminato si parla dell'esistenza di altre dimensioni. Pokémon spaventosi? Ma quanto spaventosi? Beh, anche i Pokémon selvatici in condizioni particolari attaccano le persone, giusto? Ma in base alle leggende, il comportamento dei Pokémon venuti dall'ultravarco non è nemmeno lontanamente paragonabile a quello dei Pokémon che conosciamo. Vennero chiamati Ultra Creature e seminarono il terrore tra gli abitanti di Alola, e non è finita. I Pokémon protettori delle isole li affrontarono con tutte le loro forze per cercare di respingerli. Ma come ho detto, non sono altro che un mucchio di antiche leggende, non è ancora chiaro quanta verità ci sia in questi racconti. Al momento stiamo studiando le interferenze spazio-temporali e un passo alla volta riusciremo a fare luce su questo mistero. Qui al Centro Ricerche Interdimensionali abbiamo molti documenti che approfondiscono il rapporto tra Pokémon e altre dimensioni. Ok, grazie mille per la spiegazione. Oddio, è stato un po'. Oh! E beh, scusatemi, adesivo del dominante, me lo sentivo che qui c'era qualcosa. Penso che sia l'unico qui dentro, dai. Va bene, io direi di andarcene a questo punto. Dlarz, dai un'occhiata in giro e parla con il personale, non essere timido. Oddio. Ah, è lampante, tu non stai usando le squadre lotta. È mai possibile, dico io, per usare le squadre lotta accedi al box del PC. Da lì potrai creare varie squadre lotta aggiungendo i Pokémon scelti dal box. In questo modo avrai delle squadre pronte per essere mandate in campo quando sfidi i tuoi amici o quando partecipi ad altre lotte. Puoi impostare al massimo 6 squadre lotta da scegliere a seconda della situazione. Ad esempio, puoi avere una squadra per la tua avventura e bla bla bla. Mio Dio, quanto parlate! Oddio! Vabbè, videolotta, bla bla bla. Diversi anni fa un certo Paver ha pubblicato una tesi sugli ultravarchi. Ah, questo è già più interessante. In passato la professoressa Magnolia studiava in uno spazio chiamato Dimensione Onirica. Oddio! Quello di Pokémon nero e bianco!
Ho parlato col personale. Porca miseria. Ah, devo parlare anche con lei? Qui al centro di ricerca interdimensionale abbiamo molti documenti che approfondiscono il rapporto tra Pokémon e altre dimensioni. Ok, parlo pure con Lilia? Ok, mi sa che devo parlare con lei. Circa 3 mesi fa ero in cerca della professoressa Magnolia per chiederle informazioni sul Nebolino, cioè Cosmog. A un certo punto mi sono persa. Ho finito per ritrovarmi su una spiaggia e sono svenuta per la stanchezza. La professoressa è stata gentilissima. È rimasta con me fino a notte fonda ad ascoltare la mia storia. Si è messa a fare ricerche sul Nebolino e lei e suo marito, il professor Kukui, mi hanno aiutata. E grazie a loro si è un posto in cui vivere. La professoressa Magnolia mi ha accolto come una figlia. Ok, Au, pure tu devi dire qualcosa? Ok, basta. Fatto. Allora, Drarz, che te ne pare? Le ultracreature, una storia affascinante, vero? Se esistono davvero, sono proprio curioso di vedere che mosse usano. Hai portato a termine tutte e tre le prove di Akala, giusto? Eccezionale. Preparati, perché adesso ti aspetta la sfida contro la Kauna Alixia, la grande prova di Akala. Troverai la casa di Alixia a Konikoni, poco dopo aver attraversato il tunnel Diglett. Vai ora e torna vincitore. Io ho ancora delle cose da chiedere alla professoressa Magnolia. Se penso a quanti nuovi posti posso visitare adesso, mi rendo conto che io e i miei Pokémon abbiamo fatto davvero tanta strada assieme. Ma sbaglio è la frase che ci ha detto prima. Oddio. Va bene, possiamo andare verso il tunnel Diglett, verso Koni Koni e verso Alixia. Andiamo al piano terra, intanto. Ci hanno fatto una testa piena di chiacchiere, devo dire. Ho bisogno di svagarmi un po' con qualche lotta. Succede? Ah, oddio, sì, mi ricordo, eccolo qui, il primo ultravarco! Nel cielo si è aperto come uno squarcio. Drarza, hai già superato tutte e tre le prove con i capitani, giusto? Adesso devi attraversare il tunnel Diglett e raggiungere Alixia. Per andare al tunnel Diglett, torna al centro Pokémon e segui il cartello. L'entrata del tunnel è un po' nascosta, ma se segui le indicazioni non puoi sbagliare. Io vado in cerca di Pokémon, yuhu! Ok. Allora, si parte, direi. Se Rotom sta un po' zitto e mi mostra la mappa. Sì, se stai zitto e mi mostri la mappa. Oh, grazie mille. Cioè, se parla non riesco a vedere dove devo andare. Tunnel Diglett! Infatti escono subito i selvatici. Devo subito, subito, subitissimo attivare il repellente. Oddio, poi Zubat. Mamma mia. Niente di meglio proprio? Allora, contando che adesso dovrò affrontare Alixia, che ha Pokémon di tipo roccia o terra, non mi ricordo, comunque quel tipo lì, direi che Salandit non è proprio il Pokémon più adatto. Quindi direi di switcharlo subito e di mettere davanti, beh, Dartrix credo sia la scelta più giusta per ora. Vai, repellente. Eccoci qua. Come va il tuo giro delle isole? Hai ottenuto dei cristalli? Davvero niente male, Dlarz. Hai superato anche la prova di Ibis. Ormai hai una certa esperienza, dovresti riuscire ad attraversare il tunnel senza problemi. Nemmeno i Diglett dovrebbero darti grattacapi. Oltre il tunnel Diglett c'è la città di Konikoni. Fermati al mio negozio, ti raggiungerò lì. Ok, se non sbaglio aveva tipo un ristorante o qualcosa del genere. Comunque iniziamo subito ad andare in giro a raccogliere strumenti e a fare allenatori che non vedo l'ora. Intanto qui raccogliamo una bellissima Scooball, perfetto. E qui affrontiamo il primo minatore. E però non mi ricordo come si chiama questa classe di allenatore, credo proprio minatore, boh, non lo so. Sarebbe il nome più giusto, in effetti. Lavoratore, vabbè, più generico, dai, ci sta. Ha un Pokémon solo ed è Shieldon. Bellissimo Pokémon fossile di quarta generazione, se non sbaglio, del Fossil Scudo. Lui era il Fossil. No, allora, Fossil Cranio era Cranidos. E lui è Fossil Scudo, credo, sì. Andiamo con un bel Foglie Lama. Qui anche mosse di tipo acqua ci farebbero comodo, ma il Pokémon di tipo acqua, in effetti, dovrei ottenerlo. Si fa ad aumentare la difesa. Con Foglie Lama non gli abbiamo fatto nemmeno troppi danni, devo dire. Quindi, volevo farlo fuori in due colpi al massimo. Niente, adesso con Ferro Scudo sarà ancora più complicato. Poi l'ha usato 2 volte. Ciaone proprio. Va bene, io continuo con Foglie Lama sperando in un crit. Ti prego, fai un brutto colpo. Dai. Provocazione! Ah, mi provochi, eh? Shieldon, mi provochi. Guarda che ti faccio ritornare a essere un fossile, eh? Foglie Lama.
Oh mio Dio, devi resistere proprio fino all'ultimo. Adesso si fa fuori da solo col riduttore, cioè, sei un genio proprio, un genio. Ok, abbiamo sconfitto questo lavoratore. E speriamo che gli altri non abbiano più tipo ferro scudo o robe simili. E abbiano dei Pokémon un po' più deboli al tipo erba. Perché io il tipo acqua non ce l'ho per counterarli tutti. Allora, vediamo un po'. Qui si dovrebbe incontrare anche la fondazione Aether, se non ricordo male. Intanto saliamo in groppa a Tauros. In groppa a Tauros! Uffa, le levette del 3DS non funzionano. E raccogliamo una pietra focaia. Potrei già avere Flareon allora a questo punto. Peccato che abbia Salendit. Salve. Ed eccoli qua, appunto. Grazie ad Alixia siamo finalmente riusciti a fare qualche progresso. Alola, siamo della Fondazione Aether. Il nostro obiettivo è la salvaguardia dei Pokémon. Sembra che siano stati quelli del Team Skull a mettere in subbuglio i Diglett. Quei lazzaroni buoni a nulla non fanno altro che creare Pokémon. L'ho detto io che non riesco a leggere quando faccio le voci femminili. Non fanno altro che creare problemi a Pokémon e allenatori. I Diglett si spostano attraverso una rete di tunnel sotterranei che impiegano anni a scavare. Noi ci assicuriamo che possano usarli senza entrare in conflitto con altri Pokémon. Ci sono ancora dei Diglett in giro, fa attenzione a dove metti i piedi. Va bene, grazie ragazzi, adesso tornate pure a vendere gelati. L'avete capita perché sono vestiti di bianco come gelatai? Ok, basta. Basta. Intanto qui troviamo un'iper pozione, perfetto. Di qua ci sarà sicuramente qualcos'altro, infatti. Team Skull! Ah, che svilimento! Eravamo lì che ci divertivamo di brutto quando sono spuntati dei Diglett e ci hanno fatti neri. Voglio dire, più neri del solito. Perciò bello, guarda che non è proprio aria oggi. Peggio per te che ci sei finito tra i piedi. Glarz! L'attendo più con Au? Non mi ricordo. Credevo che fossero dei. Ah no, aspetta, questo è Au. Credevo che fossero dei tuoi amici, ma sono quei poco di buono del Team Skull. Ehi, Pulce, questo è il modo di parlare. Vorrà dire che ti concederemo fare le feste anche te. Senza T, vabbè. Va bene, oggi non riesco a leggere, uffa. Lo attacco il Team Skull. Non so se è un 1 contro 1 oppure. No, è 2 contro 2, perfetto. Ekans e Salendit. Ok, hanno anche loro Salendit. Noi intanto andiamo con Eevee e Dartrix. Aula, smetti di copiarmi la squadra. Perché ti sei messo Eevee in squadra? Scusami. Oddio, sta laggando tutto. Allora, Foglie Lama è poco efficace su entrambi, quindi andrei con una bella spennata su Salendit, che è quello più pericoloso. Guardalo, devastato! Perché ho back affilato, quindi le mosse di tipo volante sono aumentate di potenza. Lui mi ha paralizzato proprio subitissimo. Intanto Eevee fa un morso. Mica male come danno, però. Allora, se riusciamo ad attaccare, io andrei con un'altra bella spennata e finiamo subito la lotta, se riesco. Pure attacco rapido, quindi. Oddio, lo stava per fare fuori da solo! Acido, ok, vai Dartrix, grande Dartrix! Anche se quasi tutto il lavoro l'ha fatto Eevee, quindi bravo anche Eevee. E il Team Skull ci saluta. Intanto fatemelo curare un attimo. Oh, che carino Dartrix. Sì, lo so come funziona prendersi cura. Dai. Oh, curato. Molto, molto bene. Gli abbiamo tolto la paralisi proprio così. Ehi, datevi una calmata. Siamo già abbastanza neri di nostro. Ma chi siete? I paladini della giustizia? Mica vogliamo conquistare il mondo noi. Tanti saluti. Sei incredibile, Dlarz. Quando lotto insieme a te, i miei Pokémon sono più rilassati. Sei un allenatore nato. Voglio farti un regalo. E riceviamo Etere Max. Stavo già per dire tre revitalizzanti perché ce li ha regalati un sacco di volte. Vado a giocare un po' con i Diglett. Ci si vede? Ciao, ciao, Au. Io intanto continuo ad affrontare gli allenatori. Intanto qui sotto ci deve essere qualcosa. Ah no, si scende direttamente all'entrata. Niente adesivi qui? Salve! Andiamo ad affrontare un altro lavoratore. Vediamo un po' quanti ce ne saranno. Comunque
Con un Pokémon solo, anche lui. Meglio così. Arken! Ok. Però devo stare attento a lui. Allora, proviamo a fare un foglie lama. Ottimo! Lui mi fa viso truce, quindi cala la velocità. Esatto. Spero di colpirlo di nuovo per primo. No, è diventato già più veloce, mio Dio. Eppure la differenza di livelli qual è? Oddio, 7 livelli di differenza, è già diventato più veloce di me. Ok. Sconfitto anche Annibale Lavoratore. Adesso proseguiamo dall'altro lato, che se non sbaglio non avevamo ancora visto. Guardali, guardali! Come ti vengono addosso a darti fastidio. Qui c'è da fare con Machamp e qui c'è un altro lavoratore. E poi di là si scende. Ok, dovremmo quasi esserci, credo. Non mi ricordo quanto è lunga la... questa grotta di Diglett, la caverna di Diglett. E lui ci manda in campo giustamente Diglett. Ok, Diglett lo possiamo fare fuori subitissimo. Basta fare un bel foglie lama. Però lui mi fa sbico attacco. Perfetto. Prossimo ancora Diglett. Ok, andiamo sempre con foglie lama. E lui ancora sbico attacco. Uffa! Smettetela! Perfetto. Salandit livello 27. Manca pochissimo all'evoluzione. 6 livelli. Invece per Dartrix ne mancano 7. Intanto scendiamo. Però mi sa che da qui siamo saliti. Quindi abbiamo sbagliato strada. Proviamo ad andare di qua. Ok, era qui l'uscita. Dovevo semplicemente finire il giretto. Ok, percorso 9, breve ma intenso. Oddio, me lo ricordo, qui ci sono tipo due allenatori. Bellocchio! Ciao allenatore, stai facendo il giro delle isole, giusto? Io sono Bellocchio, non posso scendere nei dettagli di quello che faccio, ma diciamo che giro per il mondo, ecco. Prima ho fatto un salto al negozio di Alixia con Iconi e ho comprato delle pietre rare. Qui ad Alola si sta davvero bene, non trovi? C'è un'atmosfera così rilassata, è il posto ideale per una bella vacanza. Nessuno fuori di testa che cerca di ricreare l'universo, di liberare i Pokémon dagli umani. È un posto davvero tranquillo. Anche se, a dirla proprio tutta, quell'organizzazione criminale di cui mi è giunta voce un po' mi preoccupa. Ah, scusa se ti ho bloccato così all'improvviso. Tieni, questa pietra tuono è per farmi perdonare. Io ne ho comprate 3 per sbaglio. Oddio. Abbiamo ottenuto la pietra tuono, la pietra focaia, ci manca solo la pietra idrica. Più tutte le altre. Allora ci vediamo in giro, allenatore. Buona fortuna per il giro delle isole. Grazie mille, signor Bellocchio. Sempre rispettato. Ok, finito il repellente, va bene. Qui abbiamo veramente, mi sembra, uno o due allenatori al massimo, E tra l'altro stiamo per arrivare in una delle città che mi piace di più. Con Iconier, ok. Perché non ricollegavo la città al nome. Bellissima quella. Stile orientale, mi piace tantissimissimo. Intanto affrontiamo una guardia che ha Erdier come Pokémon. E ci sta, direi. Perché nei vecchi giochi avevano sempre Growlithe. Ma Erdier è proprio il cane poliziotto per eccellenza. Tra l'altro ha prepotenza, quindi mannaggia a lui che mi fa calare l'attacco. Andiamo subito con un bel foglie lama, vediamo di fare comunque un buon danno. Io direi di fare... forse è meglio fare spennata, perché Dartrix ha ancora il becco affilato e quindi aumenta la potenza delle mosse volanti. Le mosse volante. E poi ho lo stab sempre come foglie lama, con la differenza appunto del becco affilato. Infatti un pochino di più dovrei avergli fatto, credo. Poi cambia anche la potenza, perché mi sa che spennata ha di più. Quindi, meglio. Dai con spennata. Ah, mannaggia. No, per pochissimo. Però lui è andato KO con il recoil. E io non sono andato KO, ho resistito con 2 PS. Che figata. Ok, abbiamo sconfitto la guardia con un po' di difficoltà, devo ammetterlo. Ma tra l'altro qui che cosa c'è? La centrale di polizia. Sì, la stazione di polizia. Ok.
Tu non sei un allenatore? Ok, con le memorie. Ah! Qui c'è pure. Ok, ci sta pure l'altro cimitero. Tu nemmeno sei un'allenatrice, e va bene. Lui però lo è. E qui troviamo una precisione X, perfetto. Salve signore. Pa-pam-pam. Affrontiamo lui, prendiamo lo strumento e poi andiamo in città, che magari il cimitero me lo faccio nella prossima parte. Machio, oddio che bel nome. E ha due Pokémon. Il primo è un Cinchu. Bellissima tra l'altro quella bolla con cui l'ha evocato. Se non sbaglio è l'Escaball. Allora io direi di fare subito sintesi, se siamo più veloci, lo spero. Sì, vai così, vediamo quanto recuperiamo. Mica male, 44. Ci ha confusi. Maledetto. Vai, Dartrix, non ti far prendere dalla confusione. Ti raccomando, attacca lo stesso. Vai, Dartrix. Grande Dartrix. E fuori subito Cinchu. Perfetto. Ci siamo curati. Abbiamo fatto fuori il Pokémon in un colpo. Meglio di così. Prossima scelta, Tentacool. Ok, io cambio Pokémon adesso e mando in campo Pikachu. Tanto Dartrix adesso sale comunque di livello con il condividi esperienza, quindi ottimo. Allora, direi di usare subito Fulmine. Olè, Eevee livello 24 intanto. E abbiamo sconfitto anche questo allenatore. Vai così. Eevee, ancora che ti vuoi evolvere, non posso. Rete Ball. Ok. Entriamo in città. Che bella, cioè, guardate che bellezza. Vendono di tutto poi, i vestiti, ti tagliano i capelli, vendono l'MT, vendono le robe, le pietre, tutto. Che carini. Direi di andare subito al centro Pokémon. Tra l'altro, in questa città talmente articolata che ho paura di fare fatica a beccare gli adesivi del dominante, oddio. E siamo curati! Donna, curami, dai, sbrigati! Che ho da fare delle cose importanti. Ok. Vediamo un po' che cosa c'è qui nei dintorni. Ah, visto, 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 visto. Mio! Adesivo del dominante, siamo a 25. Non ce ne sono più? Sicuri che non ce ne sono più? Che non ce ne siano più. Va bene. Allora, devo trovare il negozio di pietre. Non so dove sia, effettivamente. Ah, qui ti tagliano i capelli. Qui che cosa vendono, scusatemi? Ah, il massaggio ti fanno. Ok, qui vendono l'MT. Qui vendono i vestiti. Qui hanno il cibo. Ok. Quindi dobbiamo andare qui per incontrare Alixia. Credo. O forse no. Al piano di sopra, magari? Qui c'è sicuramente qualche adesivo, dai. Dai, sono sicuro che qui c'è qualche adesivo. No, non c'è. Mannaggia, mi sono fatto fregare. Aspetta, Alixia forse era l'edificio qui a fianco? Ah, eccolo! Oddio, come ho fatto a non vederlo? Oh mio Dio! Per fortuna che ci sono entrato qui. Io in effetti nelle altre città non sono entrato nemmeno in un edificio, quindi chissà quanti me ne sarò persi. C'è Probopass, quello di prima.
Il Pokémon ha una lettera per me. Caro Drarz, benvenuto nel mio negozio. Hai appena conosciuto il mio fido Probopass. Mi aiuta sempre quando sono via. Per favore, raggiungimi al Tempio della Vita. Presto, Alixia. Ok, e se ne va al piano di sopra. Quindi è questo il negozio di pietre preziose. Ok, cosa ha fatto Probopass? Che è salito e risceso? Otteniamo una pozione Max. Grazie, Probopass. Che gentile. Ok, ora se ne va di nuovo. No, non se ne va. Ok. Allora, vediamo un po'. Cosa ci dicono? Strumenti rari, sì. Ah, qui vendono i fossili. Che figata. Se volete farvi un bel Pokémon di tipo roccia o qualcosa di simile, questo è il posto ideale. Allora, io direi di comprare subito la pietra idrica, perché è arrivato il momento di svelarvi quale sarà l'evoluzione di Eevee. Ormai è chiaro. Sarà un Vaporeon. Mi mancava il Pokémon di tipo acqua. E sarà proprio lui. Oh, ecco perché non ho potuto farlo evolvere finora. Ok, siamo pronti? Pietra idrica. Usa su Eevee. Finalmente posso farlo evolvere. Pam, 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 pam. Tra l'altro molti di voi nei commenti quando avevo catturato Eevee mi avevano chiesto di farlo evolvere in Vaporeon, quindi sono contento di avervi anche potuto accontentare, quindi dai così, anche perché Sylveon, come ho già detto, l'ho già usato in Pokémon Sole l'anno scorso nella mia serie, e Flareon no perché ho già Salendit, Jolteon no perché ho già Pikachu, e quindi Vaporeon sia. Così ho anche il Pokémon di tipo acqua! Ora speriamo che impari subito delle belle mosse di tipo acqua. Anche perché l'ho fatto evolvere abbastanza recentemente, cioè di recente sul suo percorso, diciamo. Vuole imparare pistola acqua, perfetto. Impara subito una bella mossa di tipo acqua, che non è il top, ma per iniziare ci può stare. Io direi di togliere rinfrescata. Poi comunque ci sono anche le MT, ce la caveremo. E tada! Vaporeon impara pistola acqua. Molto molto bene. Adesso la squadra si è aggiornata ancora di più. Poi molto presto si evolveranno Dartrix e Salendit. E poi ci faremo l'ultimo Pokémon, che non so ancora qual è. Per questa parte comunque poche fanatici direi che ci possiamo... Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Volevo solo rispondere a Rotomdex. No, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Sì, annulla il servizio fotografico, Rotomdex. Ti volevo solo rispondere prima di chiudere la parte, Rotomdex. Non ti prendere tutto il braccio. Dicevo, per questa parte ci possiamo fermare qui. Ricordatevi di lasciare tanti bei pollici in su. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Bye bye!